ragazzo volevo fare l'architetto. In casa mia avevano dei problemi, preferivano che io fossi un ingegnere, ma le sorelle di Morandi, che erano amiche di mia madre, mi portarono a far vedere i miei disegni dal maestro Morandi, mi chiamarono, e lui ebbe una frase felice, disse: se vuol fare l'architetto lo può fare. E così io ho intrapreso questa strada con il battesimo, chiamiamolo così, il battesimo di un grande maestro. Firenze, città che io ho amato fin dal giorno in cui mi sono iscritto, io ricordo ancora quel lontano 1939 quando arrivai a Firenze e approdai sotto quel portichetto. Mi ricordo che arrivai che le segreterie non erano ancora aperte e andai a vedere in quali aule avrei potuto imparare a fare l'architetto. Mi andai a iscrivere e poi cominciai a girare per Firenze, che conoscevo per modo di dire, per essere stato qualche gita, e cominciai a capire che era una città che avrebbe avuto un grande significato per la mia vita. Naturalmente questo fu interrotto dagli anni della guerra e ripresi nel 1946. Ebbi la fortuna però di fare un servizio al Settimo Genio a Firenze, in via della Scala. Quindi c'era già questo legame con questa città che sembrava quasi che il destino mi portasse, mi riportasse dentro. E quindi poi ci sono state tutte le vicende belliche e quando ho ripreso gli studi nel 46, tornato dalla vita militare, 46 e 5, 51, quindi 5 anni di università regolari fatti con la laurea. Questi anni non sono stati anni soltanto di studi, ma sono stati anche anni che hanno cementato delle amicizie straordinarie che hanno avuto un grande peso nella mia vita professionale. Due amicizie importanti e tutti con compagni di corso: Pierluigi Spadolini, certo. Giovanni Klaus-Kehny, che è stato straordinario. L'amico del quotidiano. L'amico dove che non passava settimane senza che ci sentissimo. L'amico col quale scambiavamo sempre amicizia fatta negli anni universitari, che dura anche dopo e dura per tutta la vita. Un amico straordinario, molto intelligente, molto polemico, straordinariamente caustico. Il professor Kehny. Questa è una fotografia che amo moltissimo, che ci è stata scattata al nostro insaputo mentre stiamo discutendo di architettura in Riva Mare. Nel 1958 decido di aprire uno studio professionale a Bologna. E poi c'è stata una grande occasione. C'è stata l'occasione della progettazione della sede della Johns Hopkins University a Bologna. La Johns Hopkins, la mia prima opera, è stata un'opera molto difficile all'inizio come, diciamo, possibilità di essere realizzata, perché ero ancora privo di un linguaggio, in quanto che, essendo prima opera, non avevo la maturità per aver ancora capito quale poteva essere il mio linguaggio. Quindi ho cercato di appoggiarmi al grande maestro che ho sempre amato, Alvar Aalto, cercando di capire come questo uomo era riuscito, attraverso lo studio dell'arte italiana, dell'architettura italiana del Medioevo, a fare in tutta Europa opere straordinarie. E comincio a pensare, con il processo naturale per ogni architetto, di prima far funzionare l'edificio considerando l'utenza a quello che serve, poi trovare l'aspetto formale che deve esprimere le tue convinzioni, che ci devono in qualche modo
trasmettere a chi dovrà vedere questa opera e viverla. Approfitto del fatto di questo studio e progetto un edificio che è chiaramente di origine altiana, dove anche i dettagli sono mutuati da architetture altiane. Non mi sembra di aver fatto un falso, perché falso non è, è soltanto un omaggio che io riconosco a questo grande maestro, che poi il cui insegnamento mi seguirà tutta la vita. Io credo che un architetto, attraverso l'esperienza che lui fa, quando muove i primi passi, è, chiunque di noi, è alla ricerca di un proprio linguaggio. Il linguaggio è una cosa che lo si scopre piano piano, perché devi imparare ad usare i mezzi del disegno, del costruire, e devi avere un buon maestro. Certo. Fra tutti i maestri, cioè fra tutti i grandi maestri, ho sentito in Alvar Aalto una possibilità di insegnamento attraverso le sue opere che era molto affine a quello che mi sarebbe piaciuto esprimere. Nel 1960, cioè negli anni 60, quando io, dopo l'innamoramento e l'adesione completa all'architettura altiana, in quanto che questa curiosità mi aveva permesso di approfondire questo grande architetto, di paragonarlo con le mie possibilità e di capire che io qualsiasi cosa avrei fatto, non avevo ancora il linguaggio né la capacità di potermi esprimere, quindi devo alla lettura dei suoi progetti, che in qualche modo, parliamo della Johns Hopkins, poi pian piano comincio a staccarmi alla sede della società industriale per abbandonarla definitivamente con il progetto della biblioteca Bijavi. Quindi pian piano comincia una maturazione, comincia la ricerca di un linguaggio. Che cosa significa progettare, per esempio, facciamo un esempio, Siena. Certo. Intanto vai maturando la convinzione che architettura moderna e architettura antica sono degli incasellamenti che servono benissimo a studiare la storia dell'architettura, ma quando prendi la matita in mano e vuoi fare dell'architettura, il tuo scopo è quello di fare una architettura, un'espressione grafica formale di spazio che deve servire la vita dell'uomo. I grandi maestri hanno espresso, noi diciamo, il loro tempo. Viene espresso sempre con una sincronia meravigliosa con la civiltà nella quale vivono. Allora diventa vera architettura. I grandi architetti sono riusciti ad esprimere non soltanto il loro tempo, ma la vita degli uomini del loro tempo. Quando vai attorno alla loro città, i cittadini di quella città non sono mai facili. Quindi devi capire che cos'è il genius loci di quel luogo, devi capire che cosa ti chiedono, devi capire che cosa l'architettura del passato ha espresso, i maestri del presente cosa ti hanno raccontato, qual è stata la loro esperienza, e attraverso questo filtro complesso che con la tua modesta o non modesta, quella che è cultura, tu cominci a progettare. Dopodiché saranno gli altri a decidere se tu hai fatto un'opera che sia architettura oppure no. Io credo che noi siamo sempre convinti che faremo dell'architettura. Io però credo questo, non credo nella rimasticazione del passato, credo nell'attenzione al passato e nell'insegnamento del passato, ma non rimasticare le forme del passato, non significa niente. Può diventare un esercizio di pura accademia e basta. Quando ricevo l'incarico nel 1994 della Banca d'Italia, appena firmata, dalla quale è stato pubblicato un libro, io assicuro gli amici presenti che ho vissuto momenti di terrore.
e non sono momenti di terrore maggiore, sono anche perché Siena è sempre stata la città che ho amato di più. Siena è la città che io reputo perfetta, è la città ancora misura d'uomo, è la città dove il rapporto campagna-città è inalterato come ai tempi del Medioevo. Lo studio attento della città, la comprensione di tutto quello che succedeva nelle sue variazioni continue di prospettiva, questa sua asimmetricità totale, mi portarono ad una serie di considerazioni, come per esempio il fatto che questo blocco che io andavo a costruire doveva diventare un qualche cosa di importante, che si distinguesse dal resto, ma che doveva assumere quelle caratteristiche di frammentarietà che gli edifici senesi hanno. Ho passato dei mesi a Siena studiando l'ambiente, studiando gli edifici e poi cercando di inventare una struttura che potesse in qualche modo essere inserita usando i materiali, usando dettagli che venivano suggeriti da altri edifici esistenti da tempo e riscoprendo anche che forse il termine moderno ha un senso molto più lato di quello che noi diamo. Però io credo che il problema sia quello di non offendere il tessuto nel quale vai a lavorare. Nel mio lavoro ci sono anche molti elementi moderni e la cosa incredibile è che molti non li vedono. Però studiando attentamente la composizione dei volumi, o anche, mi sembra, non eccessivamente attentamente, credo che questo edificio possa in qualche modo suggerire una sua adesione a quello che è stato il grande movimento dell'espressionismo in Europa. Questo studio è stato permesso perché è stata la stessa città che mi ha dato la risposta. Non avevo bisogno altro che di comprendere che cos'era Siena, che cosa serviva ai senesi in quel momento, serviva otticamente, serviva da vedere, quello che non li avrebbe offesi. Rispettare in senso lato significa rispettare la vita dell'uomo. Cioè l'architetto è chiamato a dare gli strumenti che servono all'uomo per poter vivere. Più rispetta la vita dell'uomo, più questi strumenti sono tali da poter considerarsi inseriti non soltanto dal punto di vista ideale, ma anche della pratica di tutti i giorni. Io penso che questa è la forma di rispetto principale. Naturalmente per vita dell'uomo cosa significa? Significa l'ambiente, quindi significa il rapporto di vicinato, significa il rapporto della famiglia, significa il rapporto della persona con gli altri, significa il rapporto con la città. Quindi ritorniamo a quello che ci diceva prima l'assessore, cioè praticamente anche la memoria, cioè la città è un qualche cosa che ci viene tramandato, nella quale dobbiamo vivere e dobbiamo far vivere, ma dobbiamo preparare anche alla vita di chi viene dopo di noi. Quindi la prima considerazione che un architetto deve fare è questa forma del rispetto totale di tutto quello che in qualche modo lo coinvolge nella progettazione. L'idea di questo office, l'idea architettonica, nacque un giorno che andammo a vedere questo terreno, eravamo assieme, Montori e Dio, e lui mi descrisse come lo vedeva. Ebbi talmente chiara questa immagine descritta da lui che io mi presi dalla tasca un pezzo di carta e, facendo uno schizzo, gli dissi: lo vorresti così? Così è stato fatto. Però questo hospice non era un ospedale, non era una casa, non era una casa di cura, non era un'istituzione, non era un collegio. Non c'era
assolutamente niente al quale potersi riferire per poter cominciare a progettare. Maltoni però, come ho detto prima, mi diede un'idea. Mi diede questa idea centripeta e nello stesso tempo centrifuga. Cioè era una struttura che partiva non da un ponte di comando, ma da un luogo d'incontro. Lui mi parlò, dice: guarda, io vorrei una struttura dove c'è uno spazio dove ci si può incontrare e dove ci si può proiettare verso le varie particolarità che devi assumere nei confronti delle ore della giornata. Questo corpo centrale che distribuisce, ricchissimo corpo centrale, nella sua dimensione minima, contiene tutto quello necessario alla vita, contiene anche una sala di preghiera che non è la cappella di rito cristiano cattolico, è un ambiente ascetico dove i colori sono stati studiati, che qualsiasi persona di qualsiasi religione può pregare, può concentrarsi, può meditare. Quando è che un architetto dice: voglio fare un'opera d'architettura, cosa sono le cose alle quali devo stare attenti? Beh, le cose alle quali devono impegnarmi sono lo spazio, la luce, la forma, il colore, i materiali. Sulla base di queste considerazioni sono state fatte delle scelte. E le scelte sono il mattone emiliano a vista, il coppo emiliano, lo stesso colore del mattone, gli infissi di legno. Noi non vogliamo materiali freddi. Il legno è un materiale antico, è un materiale caldo, è un materiale molto bello. Non abbiamo voluto mettere un qualche cosa che raggelasse l'impatto visivo. Quindi infissi di legno. Questo è uno degli ultimi lavori appena finito, appena ultimato. Qualche anno fa, quando ebbi questo incarico, non sapevo che forma avrei dato a questo edificio. Era talmente complesso. Richiedeva la presenza di un museo della ditta, per cui veniva fatto questo direzionale. Richiedevano degli uffici particolari dove erano ospitati gli stranieri, essendo una multinazionale aveva molti stranieri in visita, quindi bisognava riservargli degli spazi dove potessero lavorare. Ma non era tutto chiaro bene, non sapevo ancora, non avevo avuto un censimento. Mi avevano detto: ma sì, due piani per museo, sapevo più o meno cosa veniva esposta, ero andato a vedere anche quello, il materiale che doveva essere esposto, ma non era certo che era quello. Insomma, io passo dei mesi a pensare a questo edificio, ma non riesco a capire e a pensare che cosa devo fare. Cioè, anche perché onestamente non ho l'abitudine di pensare davanti al foglio bianco e di cominciare a disegnare. Prima devo costruirlo nella mia testa, nella mia fantasia, costruire questo edificio. Devo camminare di dentro, devo incontrare le persone, devo parlare con le persone che l'andranno a abitare. Cioè devo costruirmi tutta una sceneggiatura che mi permetterà poi, quando la maturità avrà raggiunto un certo livello, di cominciare a disegnare. E io mi ricordo che una sera ero in studio da solo, ormai alle 7 lo studio si era voltato, e mi venne improvvisamente un'idea di come poteva essere questo edificio. Presi un foglio di carta e lo schizzai. E schizzai questa idea.
Ora qui c'è un qualcosa di misterioso, secondo me, che fa parte della nostra natura, che è un mistero che elabora a tuo insaputo delle idee che tu hai già maturato. Quante volte ci capita di sapere che una cosa la faremo in quel modo e soltanto in quel modo? Io credo che questo filo rosso che lega la fantasia con la cultura, con le informazioni, sia una cosa che è sempre esistita. L'opera a cui lei è più legato? Ma l'opera, sa, quando si hanno dei figli li ami tutti, poi il più piccolo diventa... Io sono molto legato in questo momento abbiamo finito da pochi mesi il direzionale della GD, l'edificio direzionale della GD che lei ha visto anche in diapositiva, sono molto legato a quello, però io non dimentico gli altri. Mi piace andare a ritrovare, come coi figli.